Arriva quindi questa sfida a Roma contro la Lazio e dal sapore europeo, non possiamo più nasconderci. No, beh, non è questione di nascondersi, sicuramente arrivare a una partita del genere in questa posizione di classifica è molto bello, è molto positivo. Però, come abbiamo sempre detto tutti dall'inizio della stagione, credo che il merito di questa squadra sia stato quello di mantenere un certo equilibrio in qualsiasi momento della stagione, quindi credo che anche in questo momento sia il caso di continuare a mantenerlo e continuare a lavorare e a giocare come stiamo cercando di fare tutte le domeniche. Il rientro di Darmian dopo la buona prestazione che abbiamo visto di Maksimović e Vesovic mette in difficoltà il mister, forse? Beh, io credo che siano delle difficoltà estremamente positive, no? Credo che ogni allenatore desideri poi avere tante possibilità, perché poi va a scegliere in base alla partita gli interpreti migliori, quindi credo che sia una difficoltà che il mister accetterà di buon grado. Sergio, passo indietro sull'ultima partita, volevo chiederti se ti era capitato in Spagna e in Italia di giocare una partita così, così assurda, così bella, risolta alla fine. Ma no, di vedere sul tabellone due gol allo stesso minuto non mi era mai capitato, quindi è qualcosa di estremamente raro. Però effettivamente, insomma, è stata una gioia così quasi inaspettata per certi versi, ma molto 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 bella, perché ti rendi conto che come le partite poi cambino in non nulla, in pochissimi secondi siamo passati da perdere a vincere la partita, insomma, quindi poi quello che è successo poi nello stadio, insomma, ci ha regalato grosse emozioni. Legandomi al discorso Europa, una vittoria così adesso, i 40 punti, si era detto spesso, no, facciamo 40 punti e poi vediamo, il presidente ha parlato di un mini torneo, adesso due partite sono state vinte in questo modo, quindi partendo da uno svantaggio, reagendo in questo modo, è vero che l'Europa è un discorso che verrà a seconda dei risultati, ma voi ci credete, ne parlate, avete questo, vi siete fissati questo obiettivo? Sinceramente non lo chiamiamo obiettivo, assolutamente. A noi ci piace quello che stiamo facendo, ci piace come stiamo affrontando, come abbiamo affrontato tutta la stagione, come abbiamo affrontato ogni singolo allenamento, ci piace questo, noi parliamo di questo, parliamo delle sensazioni che abbiamo ogni qualvolta riusciamo a portare a casa un'ottima prestazione e di conseguenza un risultato positivo, quindi a noi fa piacere soprattutto quello, poi quello che verrà lo vedremo, insomma.